vince il Festival di Sanremo 2015 Il Volo con Grande Amore, secondo Neck con Faccia Grande Amore. La vittoria è stata proclamata a notte fonda. Gianluca Ginoble ha sollevato in aria il prestigioso primo premio del Festival della Canzone Italiana, senza sapere che a Montepagano, suo paese di origine, gli amici e i conoscenti stavano seguendo tutto nel bar della piazza, a pochi metri da casa sua. Un'emozione forte per tutti e soprattutto per lui, Ernesto Ginoble, suo nonno, che ad 81 anni ha seguito festeggiamenti, urla, entusiasmo e congratulazioni fino alle prime ore della mattina. E oggi, giorno dell'atteso ritorno del nipote, è già in piazza ad attenderlo. È un'emozione che proprio nella vita avere questa emozione è proprio una cosa che ti tocca. Poi la gente che nonno fino alle 3 alle 4 qui è una soddisfazione, mi ha dato una gioia infinita, ma è un ragazzo buono, umile, meritava, perché veramente, non perché mio nipote, è un ragazzo d'oro. Ci racconta che la famiglia di Gianluca è con lui e che il ritorno, previsto per ieri sera, è stato ritardato ad oggi per problemi legati alle cattive condizioni del tempo e così hanno dovuto fare tappa a Bologna, ma sono già sulla strada del ritorno. Da ragazzino già aveva una vocetta da tenore, poi nel tempo cambia perché adesso è più baritono che tenore. Dopo la vittoria, Gianluca ha chiamato suo nonno, al quale è molto legato, ma erano emozionati tutti e due. Ha avuto un'emozione, lui come emotivo, piange. Ha pianto per telefono? No, sempre, è bravo, si commuove, è il ragazzo d'oro. Infine, delle polemiche sulla vittoria a Sanremo, quelle che alcuni hanno contestato, risponde solo che lui non parla con quei giornalisti che hanno trattato male il nipote e si gode serenamente la vittoria, piantonando avanti e indietro la piazza fino al momento in cui vedrà arrivare l'auto di suo nipote, fresco di vittoria sanremese a soli 20 anni. Praticamente ha fatto il giro del mondo 2 volte, 3 volte. E adesso loro l'unica voleva farsi conoscere pure in Italia, tramite, perché sì, si conosceva, però ancora credevano i ragazzini di Lascia una canzone. Allora loro hanno insistito per farsi conoscere, dice andiamo a Sanremo, come vada, sarà sempre un successo. È stato sempre così, umile con tutti, non è che non va distinzione di... è bravo Gianluca, grazie nonno, ciao, quando ti voglio bene.